Bentrovato a Francesco Adornato, tecnico del Real Cittanova. E allora Francesco, intanto bentornato. Ti avevamo lasciato al Real Cittanova un paio d'anni fa, ti ritroviamo nuovamente qui. Bentrovato a voi, sì, mi ritrovate qui, è un ritorno a casa si può dire, che per questioni lavorative comunque avevo abbandonato un po' l'attività diciamo, sportiva, ma diciamo, la società mi ha fortemente voluto e io ho sposato quello che era il loro progetto. Ti sei ritrovato praticamente una squadra tutta nuova rispetto allo scorso anno, parecchi elementi abbiamo visto che sono nuovi. Tu sei nuovo, una società anch'essa allargata, quindi si può dire una società nuova. Sì, sì, facevamo proprio questa considerazione l'altro giorno, che dal primo anno sono rimasti solo Condrò e Condomitti, diciamo, a tirare la carretta di quella che era la prima diciamo, squadra del Real Cittanova. La società è una società nuova, una società che vuole fare bene, è una società che si propone come obiettivo di, diciamo, di migliorare quello che è stato l'obiettivo stagionale dell'anno scorso, quindi di entrare quantomeno nei playoff. E quindi diciamo, noi ce la stiamo mettendo tutti, i ragazzi si impegnano e collaborano negli allenamenti, quindi lo spirito è quello giusto. È ancora forse presto per parlare di squadra, lo dicevi pure tu ai ragazzi prima durante la pausa tra primo e secondo tempo, visto che pure è una squadra nuova e visto che comunque siete solo ad una settimana dall'inizio degli allenamenti. Sì, sì, abbiamo, è ben detto, abbiamo iniziato da poco, i carichi di lavoro sono tanti anche perché il livello di seconda categoria non è che hai elementi che si allenano, comunque hanno appena iniziato e diciamo, i carichi di lavoro sono tanti. Loro, ti ripeto, ce la stanno mettendo tutte perché comunque è una preparazione abbastanza importante, però ti ripeto, ho un gruppo di giocatori ma bisogna fare prima squadra per fare bene. Sì, un gruppo di giocatori, dicevi, io direi pure giocatori importanti, giocatori di che hanno calcato campionati di categoria superiore. È ancora magari presto per parlare, magari ne possiamo parlare più avanti con maggiore attenzione, però sicuramente gli uomini che hai a disposizione in questo momento sono uomini importanti. Sì, sì, li abbiamo voluti fortemente, sappiamo quello che ci possono dare ognuno in funzione di quello poi che è il loro ruolo, ma sappiamo di aver preso ragazzi e uomini sicuramente di spessore, quello che sottolineo io, che prima di essere giocatori bisogna essere uomini per fare la differenza. Ma ti torno a ripetere, possiamo essere bravi giocatori, ma se non si fa squadra e non si fa diciamo gruppo non si va da nessuna parte, e questo è quello che gli sto inculcando ai ragazzi. E questo è quello che ti toccherà fare, quindi inculcare appunto ai ragazzi il fare squadra. Complimenti allora, ci rivedremo sicuramente nei prossimi giorni. Grazie a te e a voi, un saluto a tutti quanti. Grazie.